Kirby, grazie per essere tornato. Ehi, hai già comprato articoli di equipaggiamento per i tuoi compagni? Così le battaglie saranno più facili. Ok, allora ti auguro una fantastica giornata. L'ultima volta che ho portato questo gioco era ancora inutile. E salve Magolor che ho utilizzato fino a ieri. Dunque, vediamo un po' l'equipaggiamento. Ah, comunque sì, salve a tutti e bentornati su Super Kirby Clash. Ok, allora, spada del cavaliere disponibile. Quanto costa? Ah, è già il mio possesso, va bene. Ok, sono quelli bianchi. Ok, devo riabituarmi a questo gioco. Sono stupido, perdonatemi. Sei sempre il benvenuto al mio emporio. Ok, comunque sì, è ufficialmente canonico Super Kirby Clash, ed è un'ottima cosa. Nello scorso episodio, che è stato tipo un mese fa, abbiamo completato la spiaggia. E oggi cominceremo le dune con Dado Pagos. Ok, questi vanno bene. Partiamo per la missione. Un secondo, che vorrei vedere giusto un secondo i comandi dovrebbero essere, sì, sempre gli stessi di Kirby, giusto? Sì. Ok, ouch. Ho sbagliato tasto. In realtà volevo fare un'altra cosa, che sarebbe esattamente questo attacco. Ok. Che fastidio che deve per forza tornare indietro dopo l'attacco caricato. Ouch. Vabbè, ovviamente ogni volta che devo fare l'attacco caricato si alza. Oh no. Ok, gli ho fatto danno. Gli ho fatto un bel po' di danno. Buona cosa. Eh no, volevo in realtà fare l'attacco prima. Va bene, aspetterò che torni qua e poi lo attaccherò di nuovo. O forse no, perché ci sta mettendo decisamente troppo. E ovviamente appena smetto di fare questo attacco riparte alla carica. Easy. Vittoria tenuta e grado argento, perché l'ho completato in 10 secondi di troppo. Va bene, lo accetto. 4 imprese eroiche completate. Imprese, non imprese. Imprese che sono... meglio non dirlo perché sembra un po' brutto. Ok, affrontiamo una missione diversa. E... teoricamente, se mi ricordo bene come funziona questo gioco, ad un certo punto dovrebbero anche aggiungere altre missioni ad aree già completate. Una prova del fuoco ti aspetta sulla via. Ok, cavaliere fiammeggiante, elenco degli oggetti salvavita per aiutarti nelle missioni. Perché ho letto elenco se c'è scritto ecco? Va bene. Usa gli oggetti salvavita prima di iniziarne una. Li trovi spesso l'emporio. Presso. Ok, non sto a leggere stasera, perdonatemi, è tardi, sono stanco anch'io. Serve una mela gemma per... ok, devo cominciare a pagare per poter giocare. È un pay to win? No, pay to win vuol dire un'altra cosa. Il potere delle mele gemme ha mostrato il cammino verso una nuova missione. Ok, cavaliere fiammeggiante, arrivo. Devo fare partenza. Aspetta, oggetti salvavita sono questi. Perché no? Va bene così. No, aspetta, devo partire per una missione in realtà. Grazie. Un guerriero con spada e armatura ostacola il cammino della scuola Kirby attraverso le dune. Fai attenzione alla sua pericolosa spada fiammeggiante e supera questa prova del fuoco.
Pronti, via. Ok. Occhio. Per fortuna esiste questo bellissimo scudo, che è molto potente. E per fortuna questo attacco mi rende immune a qualunque cosa. Ok, ho fatto un bel po' di danno. Ok. Tanto fuoco, il fuoco fa male. Ok, no, no, no. Perché non mi ha colpito? Era passato un po' di tempo in realtà, quindi avrebbe dovuto colpirmi teoricamente, ma non mi lamento. Ok, se lo attacco così va bene, perché tanto posso fargli attacco infinito e... Ok, fase 2. Mi può fare danno anche su qua. Era uno schermo, però. C'era nello sfondo, dai. È un po' ingiusta come cosa. Ok. Mi ricordo un mix tra spada e lama. Oh no. Dovrei fare la parata, però. Aspetta, meglio fare l'attacco così. Ouch. Devo fare un'altra cosa in realtà. Esattamente questo. Sono io in pericolo? Aiuto. Sì, sono io in pericolo. E come se sono io in pericolo? Aiuto, qualcuno mi aiuti. Vai tu, dottore, ti prego. Grazie, grazie mille. Occhio. Compagno 3, vai a prendere la tavoletta. Grazie mille. Ne manca giusto una. Grandissimo dottore. No. Ok. Avete ottenuto tutte le tavolette. Vediamo se faccio schifo. Abbastanza. La meteora amica ha causato enormi danni e possibilmente vorrei finirla qui, se possibile, per favore. Quanto ti manca di vita, dai? Aspetta un secondo. Per fortuna non va neanche il tempo. Fine. Peccato che il martello sia così lento, altrimenti sarebbe un'ottima arma. Ok, ho fatto schifo, ma non importa. Prendere le medaglie qui è decisamente secondario. Anche perché ce ne sono un sacco di missioni. Ok. Ora sei più forte grazie all'aumento di livello. Ardore massimo aumentato di 1 e ricaricato. Intonazione aumentata di 9, non che serva molto, in effetti. Altre 4 imprese eroiche completate. E abbiamo ottenuto la bellezza di 12 mele gemme. Ok, sono vicino a prendere la missione di 3000 punti. Perché devo tornare per forza al villaggio? Ah, ok, siamo avanti con la storia. La squadra Kirby ha trionfato nella prima prova del fuoco e si incammina verso le rovine, scoprendo nuove missioni. Il tempo è tiranno, i nostri eroi, senza neanche rifocillarsi, avanzano verso le rovine per svelarne i misteri. Bentornato Kirby, ottimo lavoro, hai completato la prova del fuoco. Sconfiggere un nemico del genere è un'impresa sbalorditiva, io me la sarei data gambe. No, Bandana D di solito è piuttosto coraggioso. Vabbè, va bene. Del resto sei tu l'eroe, a proposito. Hai già suonato la campana degli avventurieri qui al villaggio per chiamare altri avventurieri? Mi pare che l'avessimo fatto la scorsa volta. Da quel che so, combatteranno al tuo fianco nelle missioni, portandoti anche dei regali. Fai una prova. Ok, proviamoci. Cerca avventurieri da far diventare i tuoi compagni. Puoi anche cercare online collegandoti a internet. Dovresti cercare online, va bene, posso non tornare, ma trovare più gente. Sei avventurieri mi hanno fatto un regalo, grazie mille. Allora, Ultra Phoenix, Daniel Rob, Whitney, Mitch, Yowaio. Ok,
ok, in Orlen e basta. Incontra 15 avventurieri. Sì, sicuramente ne ho presi altri. Perché c'è un regalo qui? Benvenuto Kirby, ho un'offerta irrepetibile. Oggi offro un campione omaggio di mele gemme. Puoi trovarlo nella sezione delle mele gemme. Ok, mele gemme gratis. Mi va benissimo. Quante? Tre? Wow. Grazie Scrooge. Vediamo un po' cosa posso prendere qua. Questo è troppo. Sì, troppo costosa. Per il momento non mi serve niente, anche perché ce l'ho ancora il bonus dell'esperienza. Emma il cavaliere, ce l'ho già. Ok. Aspetta, vediamo per esempio lui. Il metro del coraggio, ce l'ho già. Passiamo alle armi. Martello del coraggio. Martello del coraggio non ce l'ho. Non costa neanche tanto, quindi sì, dai. Equipaggiamolo subito, perché questo... No, grazie. Anzi, sapete cosa? Magari oggi cambio. La scorsa volta ho usato solo spada, oggi userò un po' martello. Grazie della visita, l'ho apprezzo davvero. Ok, allora andiamo e stavolta passiamo a Mastro Martello. Non missione laboratoria, ma missioni storia. E le rovine, sono apparse nuove missioni. Domanda. Sì, ce ne sono altre qui. Blocchi. Wow. Mi sa che mi conviene prima il potere delle mele gemme, ha mostrato il cammino verso una nuova missione, sì. Prima mi conviene completare queste delle dune. Qua spiaggia, sì, ho fatto tutto. Quindi sì, poi passeremo alle rovine. Cambiamo ruolo e Mastro Martello. Io me lo tengo. Chi potrei prendere? Vediamo un po' chi sono gli altri. Ultra Phoenix spada, quindi direi di sì. Whitney. Ma non c'è un mago migliore? Sì. In Orlen ci sta. Andiamo con In Orlen. E partenza. Aspetta gli adesivi. Va bene, non ho praticamente nulla, ma va bene così. Partenza. Pronti, via. Ok, è molto lento. Come faccio a caricare con martello? Non posso neanche volare. Però posso saltare. No, aspetta, come faccio a... Ah, ok, così. No. Dai, colpito. Tu, volevo colpirlo io. Blocchi su tutte le furie. Ok, gli ho fatto molto danno. Mi dimentico che esiste la cosa chiamata scudo, che potrebbe effettivamente essermi utile. Dai, fatti colpire così. Bene. Ouch. Wow, mi ha proprio schiacciato. Bellissimo. Ouch. Avere due martelli è buono, perché lo sto sconfiggendo estremamente in fretta. Aspetta però, fammi sconfiggere. Che fastidio che mi fa perdere tempo perché mi schiaccia. Ok. Ottimo lavoro, tanto per, anche se non c'è nessuno. Vittoria. Ah, per 3 secondi non ho avuto il grado oro. Vabbè, va bene così. Martello non mi fa impazzire perché è molto lento. Punti esperienza 3000 raggiunti, quindi altra missione completata. Wow, quasi 4000. Ora sei più forte grazie all'aumento di livello. Ardore massimo aumentato di 1 e ricaricato. Sconfigge blocchi e... blocchi, non blocchi.
e arruola un avventuriero nella missione. Ne ho arruolati, credo di averli arruolati praticamente tutti. Quasi completate queste. Ok, mi manca pochissimo. Aspetta, un punteggio totale di 3000 non l'ho già raggiunto. Vabbè, non importa. È stata aggiunta una nuova missione Baldoria. Magari tra un paio di episodi potrei... Dopo 5 episodi posso andare nelle missioni Baldoria. Ok, questi li ho completati, quindi passiamo alle rovine. No, aspettate però, forse mi conviene fare una sola zona al giorno. Video un po' più corti, ma va bene così, non ho bisogno di fare video troppo lunghi per questo gioco. 100.000 gemme, wow. In effetti posso raccogliere anche queste, giusto? È ora di raccogliere 1.000 gemme, come se posso? E sono 3... No, 10, wow. Ok, allora ho raccolto 100.000 gemme. La prossima raccolta avverrà tra 12 ore, a più tardi. Ok, va bene. Quindi, ok, ho fatto bene. Dicevo, ho vinto 1.000 gemme per aver raccolto un certo numero di 1.000 gemme. Ok. Dicevo, nella prossima parte di Super Kirby Clash andremo nelle rovine. Quindi sì, alla prossima.